chiamo Lisa Paganelli e insieme a mio padre gestisco l'azienda agricola Seggio e ci troviamo a Civitella di Romagna in provincia di Forlì e Cesena. Gestiamo l'azienda agricola con metodo biologico da circa 20 anni e alleviamo bovini di razza Limousine, quindi sistema di agricoltura biologica e allevamento estensivo, linea vacca vitello e ultimamente da qualche anno a questa parte abbiamo implementato l'allevamento con l'ingrasso. E l'azienda bio negli ultimi anni è passata a un sistema di agricoltura biologica simbiotica che prevede l'utilizzo delle micorrize al momento della semina dei cereali, quindi sia i foraggi che i cereali vengono prodotti da noi. Questo sistema ci permette di avere un controllo sulla qualità degli alimenti e anche una maggiore garanzia a livello di apporto nutrizionale dell'animale. L'azienda agricola ha un'estensione di circa 400 ettari, di cui 120 a seminativo e il resto, come si può notare dal paesaggio alle mie spalle, è costituito da bosco e prati pascoli. Queste zone si prestano molto all'agricoltura biologica, infatti è una delle zone con la più alta percentuale di aziende bio nel territorio ed è anche per questo che abbiamo creato un biodistretto che si chiama Romagna Distretto Biosimbiotico. Questo nasce appunto per differenziare le produzioni biologiche e quindi per dare un valore aggiunto al prodotto locale, quindi all'agricoltura biologica che comunque in questo territorio si fa già da parecchi anni. Abbiamo unito la simbiosi, quindi l'agricoltura simbiotica, che si attua appunto con l'utilizzo di micorrize e microorganismi infettivi. Questo sistema di agricoltura ha uno sbocco economico a livello locale, infatti grazie alla creazione del biodistretto siamo riusciti a dare un valore economico e sociale al territorio. Infatti sono stati coinvolti 5 comuni del nostro territorio, appunto della Valle del Bidente, che sono Meldola, Civitella, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore. Questi comuni hanno aderito ad un codice etico, appunto, e che si basa su alcune azioni da svolgere nel proprio territorio. Quindi ogni comune si è fatto capofila di un specifico settore e quindi creare economia sfruttando quello che è già presente nel nostro territorio. La conversione al biologico è nata fin dall'inizio perché noi abbiamo deciso di sposare questo sistema di agricoltura proprio per evitare l'eccessivo utilizzo di prodotti chimici, perché quando mio padre acquistò l'azienda agricola produceva principalmente frutta e quindi utilizzare tutti quei trattamenti all'epoca negli anni 90 era eccessivo e da lì nasce l'idea di convertirsi a biologico per avere un'agricoltura sana e sostenibile, prima di tutto per gli operatori ma anche per i consumatori finali del nostro prodotto. Uno dei problemi più importanti che abbiamo riscontrato nell'allevamento era quello delle diarree neonatali, una patologia che ha diverse cause e quindi la cosa più importante è appunto la prevenzione. Quindi la prevenzione si può fare sia sull'ambiente, quindi adottando azioni sulla lettiera e sul sistema di allevamento, quindi evitare gli abbeveratoi all'interno dei box per evitare ristagni di acqua e cambiare spesso la lettiera in maniera costante, perché comunque l'umidità, un ambiente caldo e umido sviluppa la proliferazione di batteri e di microrganismi come appunto l'Escherichia coli. E l'altra azione di prevenzione si può fare appunto sul benessere animale e sulla salute stessa dell'animale aumentandone le difese immunitarie. Un altro sistema di prevenzione che si può attuare sulla lettiera è anche quella di svolgere regolarmente, almeno una volta all'anno, un esame delle feci. Si può fare anche un esame di gruppo, una campionatura, per vedere soprattutto patologie magari latenti ma che non danno sintomi, come una coccidiosi o appunto la presenza di
di Cryptosporidium, che è un po' più difficile, diciamo, da individuare. Se dovessi dare un consiglio a un giovane allevatore o comunque a chi vuole intraprendere questo percorso, è quello di adottare un microbo per amico, cioè anche se le diarree neonatali sono provocate da una serie di batteri patogeni, tra cui c'è anche il temutissimo coronavirus che insieme alle Escherichia coli e al rotavirus è una delle cause più importanti di diarrea neonatale. Dobbiamo imparare a capire che i batteri non sono tutti patogeni, quindi abbiamo anche dei microrganismi alleati e amici che ci aiutano a combattere appunto e a prevenire queste patologie che possono essere un problema. Hashtag conversione al biologico.